Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi non era previsto un video, in teoria anche programmarli è utile, ma secondo me devono essere fatti anche quando c'è il desiderio e la spontaneità di farlo. Non era previsto, però sulla seconda mail che mi è arrivata, dove il paziente in trattamento ormonale sostitutivo, chiaramente allarmato dall'ematocrito alto, mi scrive. Argomento sul quale chiaramente non voglio minimizzare o, come posso dire, indicare come è errata la comunicazione del paziente. A parte che io chiedo ogni 3 mesi l'analisi di controllo, l'ematocrito è importantissimo, rappresenta in termini semplici la viscosità del sangue. Chiaramente vi è una soggettività nella, come posso dire, l'esposizione al pericolo, che poi qual è effettivamente il tromboembolismo, no? La trombosi, perché si aumenta la viscosità del sangue, un conto è far scorrere in una cannuccia dell'acqua, un conto uno yogurt, già capiamo quanta differenza ci sia, no? Nel passaggio, in questo caso del sangue, nelle arterie. Allora, cosa dobbiamo fare? Il paziente in trattamento ormonale deve monitorizzare chiaramente i suoi livelli di ematocrito. Quando tende ad alzarsi l'ematocrito, io direi, ma anche da subito, individuare anche altri elementi nell'esame del sangue: il fibrinogeno, il D-dimero, andiamo a vedere alcuni aspetti, l'RDV, alcuni aspetti dell'ematocrito, dell'emocromo, chiedo scusa, che possono rappresentare la tendenza o meno a andare verso la tromboembolia. Chiaramente, superati certi valori, ci si può spingere fino a 54, ma questa frase ci si può spingere può essere poco professionale, però, come dicevo, dipende da molti fattori. E monitorizzare, e chiaramente già quando ci sono questi atteggiamenti di raggiunta dei livelli minimi massimi consentiti di 50, le scelte dirette mediche sarebbero: sospendiamo la terapia ormonale sostitutiva, entra in terapia stimolatoria con le gonadotropine, quando l'ematocrito ci si abbassa riprendi. Gli approcci terapeutici sono quasi aneddotici, alcuni derivati dal campo medico, alcuni dal campo sportivo, dove questo ematocrito è chiaramente spesso motivo di ansia e preoccupazione anche in soggetti sportivi che, diciamo così, favoriscono le loro prestazioni con l'uso di farmaci di tipo androgeno anabolizzante. E quindi anche dall'esperienza di quel gruppo, come fosse il team Ferrari, possiamo derivare alcune abitudini. Chiaramente i consigli medici sono quelli di sospendere, come ho detto, temporaneamente la terapia, idratarsi molto di più, aumentare l'attività aerobica. Ci sono anche approcci di tipo naturale, Nutraceutico, la vitamina K2 viene spesso consigliata, l'arginina è un'altra molecola che potrebbe aiutarci. Come anche talvolta degli approcci di tipo medico. La cardioaspirina è il primo consiglio che si dà da un punto di vista medico quando c'è l'ematocrito alto, come anche invece delle pratiche non da tutti considerate o compiaciute, come ad esempio il salasso, che qualche collega definisce come buttare un petardo nella cuccia di un Rottweiler, nel senso che poi chiaramente il salasso va a stimolare un sistema che entra in difesa e aumenta l'eritropoiesi per compensare quella che per l'organismo è una perdita improvvisa. L'organismo non sa che stiamo facendo un salasso per l'ematocrito alto, l'organismo avverte una perdita improvvisa di sangue e quindi cerca di produrne di più per impedirci di morire a livello di istinto biologico del nostro organismo. Motivi dell'aumento dell'ematocrito? Sono farmaci che hanno recettori diffusi in tutto il corpo, dal bulbo bilifero, ma anche a livello del sistema producente l'eritropoietina a livello renale. Quindi una stimolazione di questi recettori innesca tutto un meccanismo di codifica che fa sì che venga poi prodotta chiaramente un maggior numero di quelle che sono poi le molecole che compongono il tutto, emoglobina, globuli rossi, e quindi un aumento dell'ematocrito. Anche tra meccanismi più particolare, ad esempio, la ridotta attività della epicidina, scusate, un nome per me molto particolare, epicidina, che è una proteina che controlla l'attività della ferroportina, nel senso fa da controllore affinché la ferroportina funzioni nella giusta maniera per quello che è l'esportazione del ferro nel circolo ematico. Ecco, qui si vengono a creare delle alterazioni funzionali, l'epicidina non fa più il suo lavoro, la ferroportina riduce la sua capacità di dismettere il ferro nell'organismo, quindi talvolta possiamo avere anche dei quadri di abbassamento del ferro, la sideremia bassa, e questo va considerato tra alcuni elementi che possiamo trovare nell'emocromo di una persona in trattamento con TRT. Bene, era solamente un piccolo video veloce che mi è venuto spontaneo. Tra i trattamenti naturali, anche il nattochinase è chiamiamolo un integratore, una sostanza molto utilizzata
nel mondo sportivo, quando l'ematocrito inizia ad alzarsi, come ho detto, insieme alla vitamina K2 e all'analgina. Livello medico, tra piccoli segreti, anche l'uso del termine sartan potrebbe in qualche modo interferire sulla produzione di eritropoietina, ma entriamo su argomenti delicatissimi dove bisogna muoversi con estrema anche conoscenza dell'argomento. Ad esempio, farmaci antipersettivi come termisartan in una persona che ad esempio un filtrato glomerulare sotto a 60 potrebbe paradossalmente incrementare quel quadro di insufficienza renale. Quindi rivolgiamoci e facciamo sempre il nostro percorso con il nostro medico di fiducia. Sono argomenti molto delicati, chiaramente parliamo in questo caso in ambito medico, quindi in terapia dell'uomo, in terapia ormonale sostitutiva, che fa la prima cosa che farà con un ematocrito alto, rallentare, ridurre, fermare un attimo insieme al proprio medico endocrinologo andrologo la terapia sostitutiva, fare abbassare i lavori dell'ematocrito e poi riprendere il percorso. L'obiettivo è la salute e il benessere, che è l'obiettivo principale della terapia antiemica e della terapia ormonale in ambito medico. Sappiamo, non ci nascondiamo, in ambito sportivo ci sono degli eccessi che hanno la finalità di aumentare la prestazione e chiaramente un conto è guidare una 580 all'ora, un conto una Ferrari, ma che, ma di cui magari non si conosce bene il motore, a 300 all'ora nelle curve. Due mondi diversi e i miei video, essendo io un medico, sono dedicati esclusivamente ai pazienti, alle persone che sono in trattamento medico. Con questo vi saluto, grazie come sempre se siete arrivati fino a qui in fondo e vi auguro una buona fine settimana e una buona giornata.